stava già cambiando con la prima crisi della piaga. Dopo anni di, io mi ricordo i miei coetanei, tu potevi decidere di fare tanti mestieri, tante cose, ma c'era una buona parte che diceva io vado alla piaggia, sarò operaio, sarò dirigente, sarò qualunque cosa, ma la piaggia era la grande mamma e è stata, secondo me, una grande perdita, ma che si può trasformare in una grande opportunità, anzi dobbiamo trasformare in una grande opportunità. E questo è lo scopo di tutto quello che si sta facendo come lavoro, è la grande sfida, non solo di questa amministrazione, ma delle anche amministrazioni future. E dal punto di vista urbanistico, questa riutilizzazione dell'area Piaggio rappresenta una grandissima sfida per l'intero Fini Milanese, per Finale Ligure in particolare. Come ogni grande sfida, questo qui si porta dietro dei rischi. I rischi possono essere vari, può rappresentare o un trampolino di lancio per lo sviluppo dell'intero Finalese, oppure se non si sta attenti, si può trasformare nella tomba urbanistica e non solo turistica, perché ormai il turismo è da considerare come unico motore, unica economia di quello che può essere l'economia di grande scala del Finalese. E dunque uno dei rischi, il primo che mi viene in mente può essere sicuramente l'abbandono da parte dell'attuale proprietario della stessa dell'area intera, perché naturalmente mancando i presupposti economici cioè questo interesse viene meno e dunque c'è il rischio che quest'area pian pianino si degradi a tal punto che alla fine saremo quasi chi si troverà in questa situazione vedrà qualunque intervento, basta che venga fatto, basta che si recuperi quest'area. Questo non è un bene, è una sfida molto importante, dalla quale insomma, se ne avverte anche l'importanza e segnerà lo sviluppo dell'intera società finalese e il futuro dei nostri figli, per cui bisogna pensarci. La mancanza è qualcosa che dopo 100 anni insomma, cambia sicuramente la realtà della società finalese, bene o male, questo qui potremmo saperlo solo fra molti, molti anni, però spero bene.